Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Siamo alla buca 11, abbiamo aperto il nostro colpo e siamo sotto al pino. La bravura di un giocatore è sempre quella di andare a studiare la tipologia di colpo e avere più possibilità. Quindi posso tranquillamente decidere di giocare un colpo e venire sul fianco, rimettere la palla in gioco per poi poter fare l'approccio. Oppure posso cercare di decidere di far rotolare la palla sotto ai rami, dandogli un colpo forte e poter arrivare anche al green. Per riuscire a giocare il colpo sotto i rami devo sicuramente andare a prendere il bastone più chiuso che ho nella sacca. Il bastone più chiuso che ho nella sacca potrebbe essere il driver. Il mio driver ha 10 gradi e mezzo di loft, ma addirittura potrei prendere il putt. Il putt è un bastone che ha 3-4 gradi di loft, anche 2 gradi di loft, e quindi sicuramente riesce a tenermi la palla più bassa, riesco a farla rotolare, riesco a farla passare sotto il ramo e riesco a farla arrivare in green. Nel momento in cui gioco un colpo come questo devo assicurarmi di non avere rough alto, perché se ho rough alto la palla non riesce più a rotolare, quindi non riuscirei più a giocare la tipologia di colpo. Andando a giocare il driver mi trovo più lontano perché la neve è più lunga e quindi farei un po' più fatica a muovere il bastone, mentre col putt sono un po' più vicino e ho la possibilità di essere più comodo per poter giocare il colpo. Io decido di giocare il putt, quindi lo impugno normalmente, tengo comunque la palla centrale rispetto ai piedi, guardo bene 2 o 3 volte la distanza che devo fare, faccio 2 o 3 prove a vuoto per cercare di sentire che ho equilibrio e per cercare di sentire che riesco a fare movimento, do un grosso colpo. Che sono riuscito a buttare la palla in green, sono riuscito a far rotolare la palla sotto i rami non mi hanno dato fastidio, non ho tanto rough e quindi la palla poteva rotolare, sono riuscito a raggiungere il green e quindi probabilmente non vado a perdere il colpo che avrei perso buttando la palla sul fianco. Abbiamo visto che tipo di bastone possiamo giocare per passare sotto le piante. Siamo arrivati in green, siamo anche abbastanza vicino alla bandiera. La prossima volta andremo a vedere come fare per giocare la palla in fianco per il giocatore meno esperto. Vi aspetto alla prossima puntata.